Capitolo 1. La morte. 16 ottobre 1981. Sono le 19.50. In via di Villa Pepoli. Domenico Balducci è tornato a casa in motorino, dopo aver partecipato ad un'assemblea dei soci della cooperativa Edilizia Delta, nello studio del ragionier Luciano Merluzzi. Il dito sul citofono. In casa lo sentono squillare la moglie, la figlia ed una coppia di amici. Il motorino, nuovo di zecca, è con una ruota già dentro il parco, quando, probabilmente, viene chiamato. Si è girato con la mano sul campanello. Domenico Balducci non è mai entrato. Si sono sentiti dei colpi e quando sono usciti a vedere cosa gli fosse successo, l'hanno trovato per terra, morto. Gli assassini, fuggiti in modo rocambolesco, una corda è stata trovata penzolante dal muro che dà sulla strada, hanno organizzato la cosa in modo perfetto. Nessuno li ha visti. C'è un unico testimone che ha soltanto sentito gli spari. I killer lo aspettavano dentro una 500, in una rientranza della stradina, in uno dei quartieri più eleganti della città, l'Aventino. Gli hanno sparato 3 colpi, 2 allo stomaco, 1 in fronte. Con una rivoltella. I bossoli, infatti, non sono stati ritrovati. Lui è morto sul colpo. In casa, la polizia ritrova una Smith & Wesson regolarmente immatricolata e 2 passaporti, di cui uno falso. Nelle tasche, un biglietto d'aereo Roma-Ginevra, inutilizzato. Nella città svizzera, ha una figlia iscritta in un college e probabilmente celava rapporti finanziari con un paio di banche. Stava allerta, non tornava spesso nella magnifica residenza Vigna Pebori, da pochi mesi acquistata ed intestata alla moglie, Italia De Carolis. Sembra infatti che dormisse in alloggi di fortuna, vestiva modestamente, raccomandava ai suoi la prudenza. Balducci comunque era un pezzo grosso, lo dimostra la villa, la strada, l'altissimo tenore di vita che la famiglia conduceva. I killer gli sottraggono il borsello che portava sempre con sé. Uno di loro ha lasciato sul luogo del delitto un golf di lana blu. Capitolo 2. Gli usurai di Campo dei Fiori. Ufficialmente era un commerciante di elettrodomestici con un modesto negozio nella zona di Campo dei Fiori, intestato alla moglie, dove aveva esposto il cartello «Qui si vendono soldi». Balducci era dedito principalmente al racket dell'usura e a reinvestire. È nei primi anni Ottanta che la polizia si concentra sui cravattari di Campo dei Fiori, che al tempo venivano anche soprannominati finanziatori privati. Flavio Carboni, imprenditore sardo, era uno spregiudicato fruitore di prestiti a strozzo. E così descriveva il fenomeno. Oggi senz'altro ci si può e deve porre il problema della provenienza dei denari che alimentano il settore del finanziamento privato. Ma allora tale problema neppure si prospettava. Usuraio era considerato soltanto chi erogava prestiti a persone bisognose, sicché tale non veniva considerato chi vendeva soldi a imprenditori, i quali ricorrevano ai prestiti per finanziare operazioni speculative. Certo, il finanziatore privato teneva in sudditanza chi a lui faceva ricorso. Magari si tratteneva i titoli già onorati, esercitava le più svariate forme di pressione per rientrare nelle sue spettanze. Ma se capitava che il finanziatore privato denunciasse per truffa il debitore, certamente non avveniva il contrario. D'altra parte, la moltiplicazione del denaro per effetto degli interessi era tale da indurre a non sospettare sulla provenienza del denaro che veniva investito nel finanziamento privato. Il mio rapporto con i finanziatori privati non fu mai all'epoca particolarmente traumatico. Fermo restando che non potevo sottrarmi alla restituzione di tutto il capitale in denaro. Per quanto concerne gli interessi, di solito, dopo averne corrisposta una parte in denaro, bastava avere l'accortezza di arrivare al protesto, dimostrando così una situazione di illiquidità.
in presenza della quale gli stessi finanziatori si risolvevano a ricevere la restante parte del credito in natura, cioè in quote di società o proprietà immobiliari, anche perché questo li faceva sentire imprenditori. Balducci, per me, era un imprenditore che faceva cose che all'epoca non erano reati. Aveva rapporti con senatori e altre personalità. Addirittura mi presentò il vicequestore di Roma. Balducci passa da strozzino di borgata a nuovo imprenditore mafioso. Un passaggio neppure concepibile al di fuori degli usurai di Campo dei Fiori, il cui commercio veniva alimentato dai denari provenienti da organizzazioni mafiose e sodalizi terroristici dell'estrema destra. Dirà Pietro Falchi, suocero di Flavio Carboni, Balducci mostra di possedere una potenza economica impressionante. Capitolo 3. La mafia e la banda della Magliana. Insieme ad altri 17 mafiosi, Domenico Balducci era ricercato fin dal gennaio del 1980 per un mandato di cattura spiccato dal questore Boris Giuliano per il riciclaggio di 3 miliardi sporchi di droga e di sequestri. Assegni girati ad Inzerillo e Balducci erano stati trovati nel borsello del capomafia Giuseppe Di Cristina, eliminato a Palermo il 30 maggio del 1978. Balducci andava e veniva da Palermo. Frequentava anche Buscetta e poi, soprattutto, Pippo Calò. Conosciuto anni prima a Lucerdone, dove erano codetenuti. Calò vive a Roma e diventa il riferimento della mafia per Balducci. Legato alla banda della Magliana attraverso Danilo Abbruciati, divenne altresì uno dei principali investitori dei proventi della stessa banda. Capitolo 4. L'inchiesta sull'omicidio. L'inchiesta dei giudici romani in Posimato e Sica portò all'emissione di 11 mandati di cattura, uno dei quali notificato in carcere a Flavio Carboni, l'affarista sardo che aveva accompagnato Calvi nel suo ultimo viaggio e al quale il finanziere milanese accreditò corposissimi conti correnti nelle banche svizzere. Tra le altre persone raggiunte dai mandati di cattura, Ernesto Diotallevi, allora 39enne latitante, noto negli ambienti della malavita romana, inquisito dalla magistratura milanese per aver fornito dietro compenso di 8 milioni il passaporto a Calvi per la sua fuga dall'Italia. Luigi Faldetta, Balducci e Faldetta erano soci della società di costruzioni Mediterranea, la stessa alla quale affidava i suoi affari immobiliari ed urbanistici in Sardegna Flavio Carboni. L'elenco dei mandati di cattura continuava con Bruno Nieddu, 34 anni, noto pregiudicato romano latitante, e Italia De Carolis, moglie di Balducci. Diotallevi e Nieddu saranno poi sospettati di aver partecipato con Abbruciati all'attentato a Rosone. Nieddu verrà condannato come esecutore materiale. Per i giudici avevano messo in piedi un'associazione per delinquere che era una vera e propria holding del crimine. Attraverso documenti falsi, reati tributari, appropriazioni indebite, falsità nei bilanci, ricettazione, avevano costruito un impero immobiliare e finanziario, arrivando a sovvenzionare politici e magistrati. Vengono poi rinviati a giudizio e il giudice istruttore, Gianfranco Viglietta, traccia un quadro impressionante. Emergevano in primo piano le personalità di Abbruciati e di Diotallevi, già collegati alla banda della Magliana, cointeressati ad alcune attività edilizie di Balducci in Sardegna e finanziatori ed interessati in vario modo alle attività del gruppo Carboni e del mafioso Giuseppe Calò. Da questo contesto emerge che gruppi neofascisti gravitanti attorno ad Alibrandi, ai fratelli Fioravanti, a Cavallini, alla Mambro, reinvestivano i proventi delle rapine affidandoli a Giuseppucci, Balducci e Abbruciati. Come venivano reinvestiti i proventi di queste attività? Dapprima attraverso le imprese di Danilo Sbarra e, scrive il magistrato, in misura progressivamente crescente a quelle di Lei Ravello, finanziere svizzero coinvolto nell'inchiesta, e Carboni. A proposito del gruppo Lei Ravello, Balducci, Carboni, il magistrato, spiega,
Lo scopo era di condizionare, con finanziamenti di campagne elettorali, regali personali, favori di ogni genere, quali ospitalità in Sardegna durante l'estate, e spesso coinvolgendole in orge a base di cocaina e ricattandole personalità politiche, amministrative, imprenditori, pubblicisti, per indurli, per compiacenza, corruzione o ricatto, ad avallare speculazioni su aree. Il gruppo si occupava anche di raccomandazioni a personalità in crisi con la giustizia. Di Balducci sono note le sue frequentazioni con Francesco Pazienza e le consuetudini di familiarità ed incontri con il dottor Francesco Pompò, dirigente del commissariato competente per la zona in cui esercitava la sua modesta attività di venditore di elettrodomestici. Sebbene latitante ormai da qualche tempo, gode di passaggi di frontiera facilitati, trovandosi a viaggiare anche su aerei della flotta CAI, società di navigazione aerea di copertura del Sismi. Su input di Pazienza si intromette per far ottenere la libertà al banchiere Roberto Calvi, si attiva addirittura per sistemare le pendenze giudiziarie di Vittorio Emanuele di Savoia e anche quelle di Carlo Ponti e Sofia Loren. Sia Balducci che lo stesso Bruciati avrebbero incontrato Carboni in cene eleganti a Porto Rotondo nell'estate dell'81, insieme all'inseparabile Dio Tallevi. Capitolo numero 5. L'Italcasse. Dal processo sull'uccisione di Mino Pecorelli emerge il ruolo di Calò nella vicenda Italcasse. Intorno alle vicende Italcasse e assegni della SIR, e cioè gli assegni del presidente, si era determinata la convergenza di interessi di gruppi mafiosi riconducibili a Giuseppe Calò e Domenico Balducci. Per la vicenda Italcasse si rileva l'esposizione debitoria della società Flaminia Nuova, controllata dal finanziere Florence Lei Ravello, e i rapporti di questa con società facenti capo a Balducci e Calò. Capitolo 6. Il motivo dell'omicidio. Nell'estate del 1981, Balducci compì l'errore che gli sarà fatale, e cioè quello di trattenere per sé una parte del denaro, 150 milioni, destinato a Pippo Calò. Denaro proveniente dalla cosiddetta operazione Siracusa, che avrebbe dovuto garantire alla mafia enormi proventi da una gigantesca speculazione edilizia. Secondo il pentito contorno, Balducci aveva inoltre ospitato esponenti della mafia perdente. Per l'omicidio vengono accusati, come esecutori materiali, Abbruciati, De Pedis e Pernasetti della banda della Magliana. Il mandante sarebbe stato Pippo Calò. Di certo, la morte di Memmo il Cravattaro segnò la prima crisi della banda della Magliana, perché i testaccini non avevano avvisato quelli della Magliana e questi ultimi non erano d'accordo nell'accollarsi un omicidio per fare un favore alla mafia. Quindi lui mi disse che effettivamente il loro punto di riferimento erano i fratelli di Calò dal punto di vista politico. Ma questo non mi lasciò completamente indifferente, anche perché poi tutto quello che venne fuori dopo, io non lo sapevo all'epoca, capisci? Cioè, voglio dire, il fatto che addirittura è venuto fuori che Balducci aveva un mandato di cattura, ma nessuno lo cercasse, eccetera, eccetera. Io questo per qui, anche perché stava seduto nel suo bell'ufficio, senza che nessuno lo cercasse, insomma.